La poesia non si può insegnare, la si percepisce. E Sergio Gandini, filosofo, pittore e poeta, ci accompagna per mano in un mondo, il suo, fatto di bellezza, di emozioni e colori che riusciamo a percepire semplicemente mettendoci in ascolto, in solitudine con il suo libro di poesie tra le mani, o insieme ad altri, ammirando le sue tele e le sue tavole appese alle pareti di una galleria. Ne scopriamo la tecnica, non affrettata, ma risultato di una lunga ricerca interiore che ha portato il Gandini a ricercare sempre la bellezza, l'unica a dare il senso della vita, attraverso vari periodi, succedutisi nel suo percorso, da quello geometrico a quello figurativo, dal visionario all'informale, che ora ci presenta alla Galleria Lacanto. Sergio Gandini scrive e dipinge da sempre, in due percorsi paralleli che gli hanno regalato premi e riconoscimenti in tutta Italia e anche all'estero, in un lavoro quotidiano a cui si dedica sempre con enorme passione. Attraverso i suoi quadri ascoltiamo i rumori del succedersi delle stagioni, perché Gandini si ispira sempre alla realtà, alla natura, alle montagne. Ne accettiamo il ritmo naturale del suo succedersi, dove il positivo si succede al negativo e viceversa, in un eterno cerchio della vita. Disgelo si succede ad eclissi, una fase di apertura che nasce da una fase di chiusura, un riemergere alla vita dopo una fase di eclissi, e ammirare questa mostra all'inizio dell'inverno per noi diventa ancora più dolce e rassicurante, perché i lavori di Sergio Gandini ci promettono la rinascita alla vita, come dai versi di Sai Gyo. Questa mattina il ghiaccio, che la fenditura di roccia suggellava, incomincia a sciogliersi e sotto i muschi l'acqua cerca un sentiero.